Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito BBCraft. Andremo a realizzare insieme una borsa su rete Canvas. È il mio primissimo tutorial con la rete Canvas e ho scelto appunto questo kit dal sito di BBCraft. Vi lascerò in descrizione ovviamente il link del prodotto se siete interessati anche voi a sperimentare con me. Questo è il codice appunto del prodotto. All'interno c'è tutto l'occorrente dalla A alla Z per realizzare appunto la nostra borsa. Quindi basterà soltanto acquistare questo kit e avrete appunto tutto l'occorrente per realizzare la borsa su rete Canvas. Vi illustro in dettaglio cosa c'è all'interno del kit. Scusate l'interruzione, dicevo, all'interno del kit c'è tutto il materiale necessario per realizzare appunto la borsa su rete Canvas. Adesso vi illustro in dettaglio. Come vedete, questa è la rete Canvas, questi due sono i due laterali che poi andremo successivamente a ritagliare e poi c'è questo unico pezzo di rete Canvas per andare a formare la nostra borsa. All'interno c'è anche il gomitolo bello peluscioso e morbidoso in colorazione appunto nera e poi tutto questo materiale che adesso vi illustro, aspettate che sposto la rete. All'interno del kit troverete una chiusura calamitata dorata, una targhettina con la scritta handmade, tre aghi di cui due in metallo e uno in plastica con la cruna larga e la punta tonda. Sono presenti anche questi due anellini in metallo per poter ospitare appunto la catena. La catena, come vedete, è già montata anche col moschettone. I moschettoni sono questi qui grandi che possono tranquillamente essere agganciati appunto all'anellino senza difficoltà. Poi sono presenti anche i tre segnapunti, c'è anche del cordoncino sottile e anche i manici fatti appunto in ecopelle. Io sinceramente il manico in ecopelle non andrò ad utilizzarli, ma preferisco appunto la catena in metallo. Adesso vi lascio al tutorial. Il primo passaggio che vado ad effettuare è ritagliare appunto queste due alette, quindi con una forbice vado a ritagliare il tutto. E vado ovviamente a tagliare queste piccole punte. Ok, in questo modo. E ovviamente vado a farlo anche con quest'altra aletta. Ed ecco qua. E ovviamente ritaglio anche queste piccole puntine e anche questo qui. Quindi rivado a rifinire per bene la mia rete. Rieccomi, ho ritagliato per bene la rete e questi sono appunto i due laterali della borsa. Adesso apro una piccola parentesi, perché in commercio dovete sapere che per quanto riguarda la rete Canvas ci sono determinati tipi di rete, nel senso c'è la rete preformata per realizzare una tipologia di borsa e poi ci sono anche questi kit che tra virgolette si prestano bene a realizzare diverse tipologie di borsa. Questo kit qui che adesso vi ho illustrato appunto con il gomitolo nero è predisposto per questa tipologia di borsa ed eccola qua. Questa è la borsa che effettivamente, utilizzando tutti i materiali che vi ho illustrato prima, esce fuori questa tipologia di borsa con la catena un po' squadrata, con appunto la chiusura calamitata in alto e poi i due manici in ecopelle con la targhetta ovviamente scritta handmade. Io voglio in qualche modo stravolgere un pochettino questo kit e andare a realizzare un'altra tipologia di borsa ed è questa qui, questo genere di borsa qui, come vedete. Cioè non realizzare questo genere qui squadrato, ma andare a realizzare questo qui con la patta e quindi ovviamente utilizzare questa chiusura calamitata per poi andare a chiudere la patta della borsa e quindi creare qualcosina di diverso. Ovviamente dovrò un po' modificare anche la rete di base e anche i laterali, quindi andrò a ritagliarli. Questo non è un problema e ovviamente seguitemi passo passo per vedere come andare a stravolgere questo kit per poter realizzare questa tipologia di borsa. Quindi adesso che ho illustrato cosa voglio realizzare con questa rete, procediamo. Faccio due conti e ritorno da voi. Rieccomi, ho effettuato i miei conticini e adesso ve li illustro.
Allora, questa è la patta della nostra borsa. La patta da questo segnalibro che ho fissato prima misura esattamente dal segnalibro in poi, sono esattamente 18 quadratini da qui in su. Per quanto riguarda invece l'altro lato della borsa, cioè da questo segnalibro all'altro che è posto sempre sul retro parallelo, cioè da questo punto fino a qui, sono esattamente 49 quadratini. Ed eccoli qua, vedete? Questi sono tutti i 49. Ovviamente io ho contato questi qui del bordo. Stesso discorso anche per l'altro lato, sempre 49, e per quanto riguarda la patta 18. Adesso a questo punto devo soltanto ritagliare i laterali. I laterali sono formati esattamente come ve li danno appunto all'interno del kit, come base 9 quadratini e come altezza sono esattamente 24 quadratini. Adesso io devo rimpicciolire questi due laterali, sia questo che l'altro, ovviamente entrambi, e vado a fare una base di 5 quadratini e un'altezza di 18 quadratini. Quindi andrò semplicemente a ritagliare i miei 5, 1, 2, 3, 4 e 5, quindi da qui in poi andrò a ritagliare per tutta la lunghezza fino ad arrivare appunto a 18 quadratini per quanto riguarda la lunghezza del laterale della borsa. A questo punto vado a ritagliarli entrambi, e tenete conto anche di un'altra cosa. Io vi ho detto appunto che qui, per quanto riguarda questa parte qui in basso della borsa, dove andranno appunto i due laterali, misura esattamente 49 quadratini. Questi quadratini, ovviamente avendo una base di 5 per quanto riguarda i due laterali, la base ovviamente sarà di 5, quindi andrò a ritagliarli di 5, e per quanto riguarda il laterale in altezza saranno esattamente 22 quadratini restanti, perché tenete conto che 22 saranno su questo lato, 5 saranno alla base e altri 22 saranno qui sull'altro lato, quindi sempre per un totale di 49 quadratini totali. E quindi li ho strutturati appunto in questo modo. Questo, tutto questo, i conti servono, perché sennò non vogliamo delle borse storte o strambe, e quindi ovviamente bisogna un attimo fare due conti, ma è semplicissimo, cioè basta contare semplicemente i quadratini, non è nulla di complesso, non vi spaventate, è stra semplice. Quindi una volta che abbiamo deciso di quanto sarà la nostra base, ripeto, sarà sempre di 5 quadratini, l'altezza del laterale sarà di entrambi, del laterale sarà di 18 quadratini, mentre per quanto riguarda la borsa i due laterali sarà appunto di 22 da un lato, 5 di base e 22 dall'altro lato. Invece per quanto riguarda il laterale della borsa in altezza si fermerà a 18. Questo perché? Perché ovviamente bisogna lasciare un po' di spazio qui in alto per dar modo appunto alla borsa di effettuare questo movimento con la patta. E niente, una volta spiegato questo e assimilato questo, è stra semplice. Adesso vado ovviamente a ritagliare i miei due laterali e iniziamo finalmente ad inserire il filato, questo qui peluscioso, alla borsetta. Ed ecco qua, la base allora è 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5 quadratini. Con la matita mi do un segnetto, e stesso discorso anche per quanto riguarda l'altezza di 18 quadratini, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 e 18, e quindi ho segnato quest'altro punto con la matita. Adesso semplicemente con le forbici vado a ritagliare per bene la rete. Non avete paura di sperimentare e cambiare le regole. Ecco,
Io ho estremamente difficoltà a seguire dei kit, a seguirli passo passo, quindi voglio sempre metterci del mio nelle cose, sperando che questa volta non risulti appunto una lavorazione brutta. Ok, ormai è troppo tardi per ritornare indietro, ho ritagliato ovviamente il mio laterale, vado a rifinirlo un pochino, tenete conto che poi la rete sotto non si vedrà per nulla perché ovviamente andremo ad utilizzare un filato piuttosto cicciottello e voluminoso e peluscioso, quindi non vi preoccupate se risulta in questo modo, ecco un po'. Con queste leggere puntine. Quindi ho ritagliato il mio primo laterale, adesso ovviamente vado a ritagliare anche il secondo e ritorno da voi. Rieccomi, ho ritagliato appunto i due laterali ed eccoli qui. Questi ovviamente adesso li metto da parte e questi appunto sono i due laterali della nostra borsa. Andiamo a riempire prima questi qui. Ovviamente vado a prendere un metro e taglio il filato, perché ovviamente non posso lavorare con tutta la bobina, e quindi ho scelto appunto di lavorare con 1 metro e poi semplicemente vado ad inserire all'interno della cruna del lago in questo modo. A questo punto prendiamo appunto il nostro laterale, la parte finale del filato che abbiamo appunto tagliato e lo fissiamo in questo modo con le mani sul retro appunto della rete canvas. E adesso iniziamo appunto a decorare questa rete. Vado ad inserire l'ago in questo foro qui in basso, il primo. Ovviamente a seconda del punto che volete realizzare, dovete andare a ricamare determinati quadratini. Io voglio realizzare un punto semplicissimo, infatti andrò da questo punto qui in basso, andrò direttamente ad infilarmi nel punto questo qui in alto. Quindi un punto lungo, estremamente semplice. E quindi man mano andrò a ricoprire tutto il laterale in questo modo. Ripasso nel secondo in basso e rientro nel secondo in alto. Quindi un punto stra semplice, nulla di complesso, e quindi andiamo, vedete, a decorare il nostro laterale. Poi ovviamente con altre tipologie di filato possiamo realizzare altri tipi di punti. Quindi ci sono tantissimi altri punti per realizzare tanti tipi differenti di borse. Quindi io procedo avanti con questo punto estremamente semplice, quindi ripasso in questi quadratini qui che vedete qua in basso e rientro ovviamente nel quadratino corrispondente in alto. Seguite il filo. Vedete? In questo modo. Quindi è estremamente semplice, non è nulla di complesso. Vedete? Il risultato è carinissimo, bello peluscioso e come vedete sul retro stiamo nascondendo anche questo filo. Io proseguo ovviamente così fino a ricoprire tutto questo elemento di rete canvas e ovviamente andrò a fare la stessa identica cosa anche per quest'altro lato. Quindi continuo con questa lavorazione e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Questo è il retro del lavoro e questo è il davanti. Non vi preoccupate se adesso il bordo è ancora visibile, con altri passaggi il bordo non sarà più visibile, ma avremo soltanto questo effetto molto morbido e pelucciuso appunto dato dal filato. Adesso io, come vedete, mi ritrovo a fuoriuscire da qui. Vedete? L'ultimo punto è questo qui. Sono rientrata in questo foro e fuoriesco appunto dall'altro. Ed ecco qua. Questo è l'ultimo punto dato. Adesso voglio anche, siccome ho altro filo a disposizione e non mi va di tagliarlo, voglio andare a fissare anche questo laterale già alla borsa. Quindi ovviamente prendo la mia borsa
borsina, e tenendo conto che appunto la base è sempre di 5, quindi ovviamente avremo i 22 punti base 5 e altri 22 punti, per un totale sempre di 49 punti totali per quanto riguarda questi piccoli quadratini. Quindi base 5, come vedete io già qui ho segnato con la matita la parte, questa qui, vedete? Questa è la parte centrale del lavoro. Quindi ovviamente sarà il quadratino centrale dei 5, quindi due da un lato, quello centrale e poi altri due, per un totale appunto di 5 quadratini. Quindi vado a fissare questo elemento alla borsa. In che modo? Io, come dicevo, fuoriesco da questo, vedo la parte della rete, questa è la parte retro, questa è la parte davanti, e ovviamente andrò a fissarlo in questo modo. Vedete? Io fuoriesco dal foro, fuoriesco dal retro del lavoro. E rientro, questo come dicevo prima è il centrale, rientro in questo quadratino qui, in modo che vado a fissare il laterale in questo modo, vedete? E ovviamente rientro anche nuovamente nel quadratino questo del laterale, il primo quadratino, e tiro per bene i due elementi in questo modo, ed ecco qua. Poi ovviamente rientro nel secondo quadratino, aspettate che sposto, ecco qui, rientro nel secondo quadratino, che è questo, del laterale, e rientro nel secondo quadratino della borsa. Ok, in questo modo. Poi rientro nel terzo quadratino del laterale. E rientro nella parte centrale della borsa, cioè il terzo quadratino. Poi di nuovo nel quarto quadratino laterale, nel quarto quadratino della borsa, nel quinto quadratino del laterale e nel quinto quadratino della borsa. In questo modo, come vedete, ho collegato appunto il laterale della borsa. Ed ecco qua. Come avete visto è estremamente semplice fissare appunto il laterale alla borsa. Ovviamente questo filo lo lascio qui perché mi servirà successivamente per andare a ricoprire questo bordo del laterale e ovviamente fissare questo laterale a entrambi i lati della borsa. Questa lavorazione vado ad effettuarla anche all'altro lato. Rieccomi, ecco qui il risultato realizzato sia questo lato e l'ho collegato appunto alla borsa centrale e anche l'altro ed ecco qui il risultato. Ovviamente entrambi i lati ho lasciato un po' di filo per poter ovviamente andare a contornare tutto il bordo per non per coprire appunto la rete canvas. Adesso ho preso ovviamente un altro metro di filato, la finale la vado a bloccare sotto la mia rete canvas e poi semplicemente vado ad infilare l'ago all'interno della rete e poi conto sempre i 4 quadratini e risbuco dal quarto e tiro il filo. Stesso discorso, rientro nel secondo in basso e rientro nel quarto in alto. Ovviamente in questo modo vado a inglobare anche il filo, vado a bloccarlo. Ovviamente vado avanti così finché non ho ricoperto tutta questa rete qui centrale e poi non vi preoccupate per i bordi perché per i bordi ovviamente andremo a ricamarli tra virgolette nuovamente con il filato per nascondere tutta la rete canvas e ovviamente collegare anche i laterali in questo modo. Quindi vado avanti con questa lavorazione e ritorno da voi con la rete ovviamente tutta bella peluciosa.
Rieccomi, questo è il risultato dopo aver terminato una sola riga. Vado a concludere l'ultima riga, ovviamente sono qui nel quarto punto e riscendo nel primo in questo modo. Adesso per andare avanti con la lavorazione, io risalgo nuovamente nel quarto punto in alto, ok, in questo modo, e poi vado da questo punto qui. Conto, questo già è il primo per me, secondo, terzo e quarto, e quindi mi rinfilo nel quarto punto in alto. Poi risbuco dal secondo lavorato in basso, cioè questo, e risalgo sempre nel quarto. Risbuco poi dal terzo e dal terzo buco lavorato qui in basso e risalgo qui nel quarto. E ovviamente vado avanti così, risbuco dal foro, questo qui in basso lavorato, e rivado ovviamente in questo in alto. Questo punto l'ho realizzato in questo modo perché, siccome sto lavorando con questa sorta di filato un po' pelucioso, non voglio che ci sia il distacco tra un rigo e l'altro, e quindi perciò ritorno indietro di un punto, tra virgolette. Invece, per quanto riguarda gli altri punti utilizzati su base rete Canvas, ce ne sono davvero tantissimi, e come vi dicevo a inizio video, ci sono proprio alcuni punti che sono proprio, si vede proprio che sono distaccati tra un rigo e l'altro con questi motivi geometrici. Al limite adesso vi allego qualche immagine di qualche rete che è presente anche qui su YouTube, in modo che potete tranquillamente andare a vedere anche gli altri punti utilizzati dalle altre YouTuber e dalle altre creative. Io continuo con questa lavorazione, ovviamente ricopro tutta la rete e ritorno da voi. Rieccomi, come vedete ho inserito il filato in tutta la rete Canvas e questo è il risultato. Vi posso assicurare che è stra morbido. Adesso non ci resta che cucire anche i due laterali. In che modo? La base ovviamente già è cucita ed eccola qua ed è appunto formata da 5 quadratini. Adesso non ci resta che prendere ovviamente del nuovo filato e andare appunto con l'ago nel quadratino questo del laterale e nel quadratino del lato della borsa e andare avanti così finché ovviamente non unito questo lato e ovviamente questa parte della rete andrà ricoperta dal filato. Ho inserito anche la chiusura, ed eccola qua. È semplicissimo perché basta ovviamente sul retro andare a spingere le due alettine e questo è il risultato. Adesso non ci resta che aggiungere appunto questi anellini nel laterale appunto della borsa. Ovviamente andrò ad aggiungerli qui in questo punto qui. Qui è dove finisce appunto il laterale e andrò a cucirlo ovviamente sempre con l'ago e col filo alla borsa. Semplicemente rientro all'interno del laterale in questo modo e poi vado a cucire l'anellino in questo punto, ripassando ovviamente all'interno della rete sottostante.
Rieccomi, questo è il risultato finale. La borsa finalmente è completa. Ho aggiunto i due anellini laterali e poi, come vedete, ho aggiunto anche la catena per poterla poi indossare. Ed ecco qui la catena. Perdonate il rumore di sottofondo, ma la catena sul tavolo fa un sacco di casino, quindi adesso la metto all'interno. Così, ecco qui, vi evito tutti i rumori di sottofondo. Qui c'è appunto la chiusura in questo modo ed ecco qui la borsa completa. Davvero molto molto carina, morbida. Non me l'aspettavo sinceramente che venisse così carina, vi dirò la sincera verità, perché questo è il mio primo esperimento ovviamente con la rete Canvas, ma sono davvero molto molto soddisfatta del risultato. Come vedete il gomitolo è ancora qui, ne ho ancora un bel po', quindi potrò lavorare ad altri progettini, sempre ovviamente con la rete Canvas. E stavo pensando anche di abbellire ovviamente la mia piccola borsina con delle spille che ho già realizzato per il canale. Vedete, delle spille, o questa qui a forma di stella o anche la luna. Ovviamente di queste qui troverete sempre il tutorial nel mio canale, vi linko nella descrizione tutti i vari tutorial. Oppure pensavo anche un semplice ciondolo del genere per andare a impreziosire ovviamente la borsina. Poi volendo uno lo può togliere, lo può mettere poi a seconda dell'outfit che si indossa. Questo è anche molto carino, vedete? Questo lo preferisco fra quelli che vi ho mostrato. Al limite andrò ad impuntare questa decorazione qui con perle Swarovski e cabochon Swarovski. Davvero molto molto carino, ovviamente sempre finitura oro che riprende appunto la catena all'interno. Cosa ne pensate? Io sono davvero soddisfatta di questo risultato. Spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao ciao a tutte!